Mandela è uno dei, per noi, uno dei grandi uomini, pensatori, politici che hanno rappresentato una delle filosofie per le quali noi facciamo questo tipo di lavoro dedicato alle culture del mondo, ossia i concetti di pace, di incontro, di non concepire il nemico. Per Nelson Mandela il nemico era una persona con cui allearsi e costruire un rapporto di amicizia. Quello che facciamo con la musica, con le culture del mondo, va un po' in quella direzione. Noi portiamo musiche, musicisti da tutto il mondo e li facciamo spesso incontrare in progetti speciali, in produzioni speciali. Ed è un po' il nostro pensatore preferito. In questo momento storico credo che un pensatore come Nelson Mandela, un politico come Nelson Mandela, probabilmente potrebbe essere molto utile anche a questo momento difficile di migrazione, perché probabilmente Mandela direbbe agli africani: rispettate la vostra terra, state nella vostra terra, combattete per una vita di benessere anche nella vostra terra. Lo spettacolo è diviso in due parti, c'è una prima parte teatrale dove rappresentiamo Mandela guerriero, Mandela in prigione e Mandela vincitore del premio Nobel per la pace. La seconda parte sono musiche per tre voci del Sudafrica che faranno polifonie tipiche degli Zulu e di tutta la popolazione da cui deriva Nelson Mandela.